state ricevute dal viceprefetto, dottor Fichera, e abbiamo sollecitato per quanto riguarda lo stato di direzione regionale, perché le risposte non sono arrivate, abbiamo chiesto un sollecito al direttore regionale per le problematiche del comando di Catania e anche a livello regionale e nazionale. Le problematiche del comando di Catania sono la carenza di organico, sappiamo che è più di 100 unità, i mezzi che ormai cadono a pezzi, di una vetustà ventennale. La professionalità dei vigili del fuoco è ormai andata al quel paese, non facciamo più formazione per la carenza di organico. Ricordiamo su tutto le APS che si fermano durante gli interventi perché sono rattoppati, non possiamo più ammettere questa situazione. Abbiamo chiesto il sollecito e vogliamo un rilancio vero e proprio del soccorso. Comunque sono mozzato di Catania. Vogliamo che venga ripristinato H24 e aumentato il numero di organico, ma non che venga tagliato il nucleo di Palermo. Vogliamo il doppio nucleo, perché se dovesse accadere una bomba d'acqua, come quella del Nord Italia in questi giorni, noi dovremmo aspettare il nucleo di Palermo e sappiamo tutti che ci vogliono più di 3 ore per arrivare. Questo è inammissibile sia per gli operatori sia per la popolazione.